Senatore Bagnai, Lega, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'invito e per il piacevole servizio. In un momento in cui i problemi sono veramente terribili, un po' di leggerezza ci aiuta. Sì, poi entriamo nel dettaglio dei problemi, quelli che ci riguardano da vicino. Grazie. Allora, fatti doverosi saluti, vorrei partire da, diciamo, il tema che sta un po' scuotendo e animando il dibattito anche a Cernobbio, dove che diventa un po' anche lì il palcoscenico di quelle che sono le priorità di questa campagna elettorale. PNRR, ridiscuterlo significa cosa, senatore? Parto da lei. Ma partiamo da che cosa significa il non ridiscuterlo, e poi non userei il termine discuterlo. Il PNRR è un accordo preso che prevede, fra l'altro, fra le sue varie clausole, quella di essere adattato alle circostanze. Non adattare il PNRR alle circostanze significa raccontare agli italiani che con il raddoppio dei prezzi, ma la stessa quantità di soldi, si possono fare le stesse cose. Una specie di miracolo della moltiplicazione dei pani e degli investimenti, però non si vede così chi possa realizzarlo questo miracolo. Viceversa, prendere atto della realtà, cioè che siamo di fronte a un'inflazione persistente, che i prezzi delle materie prime, non solo delle fonti di energia, sono raddoppiati e che quindi bisogna indirizzare le risorse e concentrarle su una serie di progetti strategici, secondo me significa dimostrare realismo. Poi, se vuole, possiamo anche approfondire, però io direi che il punto è questo, cioè in realtà vuol far fallire il PNRR chi dice di attuarlo così com'è in un mondo che è totalmente cambiato rispetto a quando il PNRR è stato concepito. Ci intuisco una certa intenzione tattica di mettere in difficoltà i governi futuri cui si affida un compito inattuabile e anche irrazionale allo stato delle cose. Allora, poi in profondità ci andiamo, senatore, perché lo sa che non ci piace restare sulla superficie, però onorevole Boccia, su questo, non adattare il PNRR alle circostanze, dice il senatore. No, io penso che si debba entrare subito nel merito e far chiarezza. Il PNRR viene adottato nel luglio del 2020 con il voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Apro e chiudo parentesi, Lega e Fratelli d'Italia avevano una ricetta totalmente diversa, non credevano nell'Europa e proponevano in Parlamento. La ricetta di Lega e Fratelli d'Italia era: riprendiamoci le nostre risorse che diamo all'Europa e facciamo da soli. La ricetta di Forza Italia invece era il MES. Noi insistemmo su quel negoziato, votammo per il recovery. Il governo italiano chiuse quell'accordo dicendo una cosa molto chiara: si devono ridurre le diseguaglianze, che in Italia più che in altri paesi e soprattutto tra nord e sud si erano acuite. Questo è il motivo per il quale l'Italia ha ottenuto la quota maggiore di risorse, che ricordo a chi ci ascolta, sono risorse ottenute anche con il debito comune per la prima volta nella storia. Debito comune che fanno per noi anche olandesi e tedeschi. Per questa ragione noi diciamo, ieri lo ha ribadito Gentiloni, che il quadro generale PNRR non può essere cambiato, non c'entra nulla la crisi energetica. Quelle risorse sono state fatte, in poche parole, per rafforzare la coesione sociale. Noi ci mettiamo il corpo davanti, non sul fatto che non si debba cambiare una quota per un investimento, non si debbano cambiare le finalità e le destinazioni territoriali. Allora, posso, senatore, vengo subito da lei, mi perdoni, dopo, senatore, dopo mi perdoni per un istante. Quante imprecisioni posso intervenire? Io sono molto cortese. Assolutamente però, sì, ecco. Però un istante, permettetemi di andare un attimo in diretta con le immagini a darvi conto di quel che accade in Piazza San Pietro con il Papa che ha proclamato Beato Luciani, poco fa l'applauso dalla folla. Queste sono le immagini in diretta, una doverosa finestra aperta su questo. Memoria liturgica del nuovo Beato sarà celebrata nelle diocesi ogni 26 di agosto. Il Papa ha così proclamato la beatificazione di Papa Albino Luciani. Allora, torniamo in studio per restituire diritto di replica al senatore Bagnai, che sentivo intravedere delle imprecisioni nell'analisi dell'onorevole Boccia a proposito di ciò che sostanzialmente non va toccato del PNRR per quel che riguarda il suo impianto. Eccoci con lei, senatore. Quali erano queste imprecisioni? Grazie, ma intanto fatemi ringraziare anche per queste altre immagini.
di grande significato spirituale e che ci ricordano anche una cosa che forse dimentichiamo, cioè che la scienza non può spiegare tutto, quindi questo forse dovremmo ricordarcelo, ma torniamo alle vicende terrene. Allora, innanzitutto, diciamo, la ricetta, perlomeno quella della Lega, forse la so un pochino io, perché in quanto responsabile nazionale economia, era la ricetta non molto eterodossa, era la ricetta proposta anche dal compianto presidente Sassoli o dal professor Giavazzi, cioè era quella che la BCE intervenisse sterilizzando i debiti pubblici e che quindi questo avrebbe dato maggiore margine di manovra per interventi di carattere nazionale. Si è voluto fare un piano sovranazionale, forse per nostalgia dei piani quinquennali, insomma, sovietici. Insomma, questo piano noi dobbiamo farlo funzionare, non lo contestiamo. Il problema è che secondo noi abbiamo votato contro perché ci sarebbero stati modi più efficienti di intervenire. Il debito fatto anche da olandesi e da tedeschi, ma mica tanto, nel senso che, come è ben noto, sono i singoli stati a decidere quale ammontare prendere a debito all'interno di un plafond che viene loro concesso. Devo ricordare che solo alcuni stati, Italia, Cipro, Grecia e Portogallo, hanno deciso di utilizzare tutto questo plafond. Gli altri non ne hanno bisogno? Ma non lo so, forse gli altri hanno preferito regolarsi in modo diverso. Una riflessione su questo non ci è stata consentita. Io adesso capisco che siamo in campagna elettorale, l'onorevole Boccia fa giustamente, interpreta con vigore, con abilità anche dialettica, il ruolo di parlamentare del territorio, ma voglio ricordare che il tema non è assolutamente togliere risorse al meridione, non è contrastare la coesione territoriale, che è uno degli assi del PNRR. Qui il problema semmai è un altro, lo dico con una frase un po' tranchant, ma perdonatemi se sono tranchant, mamma mi ha fatto così. Qui siamo partiti con una pioggia di miliardi e rischiamo di arrivare con una rugiada di marchette. Bisogna anche ragionare sugli assi che ci siamo dati, perché non c'è solo la coesione territoriale e non c'è solo la transizione digitale. Un asse particolarmente critico alla transizione ecologica e quello che sta succedendo con la crisi energetica deve darci delle lezioni che siamo ancora in tempo ad accogliere. Io lo dico senza spirito di polemica, bisogna accogliere questa riflessione, bisogna accogliere le lezioni del presente per progettare un futuro migliore. E naturalmente lo spirito di favorire la coesione territoriale è molto presente alla Lega, che, ricordiamolo, è un partito radicato nei territori, forse il più radicato, che si sta radicando anche nei territori cui appartiene orgogliosamente, e glielo riconosco e lo capisco, l'onorevole Boccia. Quindi il problema di una Lega che non vuole lo sviluppo di una parte dell'Italia è un problema, direi, archiviato da qualche decennio, diciamo così. Quindi non entriamo in questo tipo di polemiche. Riflettiamo invece su come l'impostazione del Green Deal abbia creato delle difficoltà e su come superare quelle difficoltà, perché poi le bollette arrivano prima o poi. Abbiamo fatto un calcolo così, promesse e come finanziarle. La politica fa tutta una serie di promesse, ma non ci spiega come fare a finanziarle. Non solo, vi mostro anche questi altri cartelli. Spese e coperture, i programmi, azione, 73 promesse di spesa, 73 miliardi. Promesse di entrata sono 7. Guardate il centrodestra, il Movimento 5 Stelle e il PD. Meno promesse, fare di più, cercare di capire davvero come attuare le cose che in campagna elettorale vengono promesse, appunto, che poi se non sono coperte questo succede, o non si fanno, o nuove tasse e taglio di servizi non menzionati nei programmi, oppure la terza via d'uscita, si fa debito. Onorevole Boccia. Sì, no, avevo anch'io visto questo vostro cartello in altri servizi, penso nelle giornate precedenti, però francamente vale per noi come vale per voi, se non ci fate capire a cosa fate riferimento quando ci mettete le coperture. Anche concordo. Non mi pare che siano stati fatti programmi con le norme accanto, perché normalmente le coperture si fanno così in Parlamento, altrimenti facciamo teoria sia noi che voi, lo dico con massimo rispetto per la stampa. Certo. Per la Lega, per la destra, devo dire in generale, alla crisi dell'energia si risponde tornando al carbone. Noi diciamo esattamente l'opposto, alla crisi dell'energia si risponde potenziando le energie rinnovabili. Federal Reserve e BCE nel novembre del 2021 avevano previsto l'inflazione del 22, è arrivata a due cifre, come è noto, al 2%. Lo dico perché in base alla visione che i partiti hanno, i movimenti hanno,
si decide di sostenere una certa idea di coesione sociale, redistribuendo risorse, ricchezza, rafforzando il ruolo dello Stato, in questo caso dello Stato in Europa, oppure si affrontano le complessità utilizzando strumenti diversi che sono quelli che propone il centrodestra italiano. Allora, su questo però, la fermo, posso... onorevole, perché mi serve la replica del senatore certo che sì, assolutamente posso? Può, ma dopo la pubblicità. Tanto credo si sia appuntato tutto, perché sentivo... Io mi appunto mentalmente. Vorrei solo dire che la nostra risposta non è il carbone. Il problema non è che la destra risponde col carbone. Il problema è che la Germania continua ad andare avanti a carbone. Ma magari lo spieghiamo dopo. Vabbè. Sì, tra due minuti, ripartiamo proprio da qui. Il problema non è il carbone, dice il senatore Bagnai. Ripartiamo da qui. Qualche istante di pausa, restate con noi, vi aspettiamo. PNRR, crisi energetica, al centro del nostro dibattito politico con l'onorevole Francesco Boccia del PD, il senatore Bagnai della Lega. Eccoli, si apre la nostra finestra virtuale su di loro. Tra pochissimo, senatore, vengo da lei. Ci eravamo lasciati sul tema carbone, ma visto che lei è un... signore, so che mi perdonerà se facciamo un passaggio doveroso a Cernobbio, che sta diventando il palcoscenico della politica. Ci sono praticamente tutti, una sorta di passaggio di consegne tra il vecchio governo. Ci sono i grandi leader, chi sono io per togliergli la parola? Vediamo, devo parlare di Cernobbio o ci fate vedere Cernobbio? Ci stiamo andando un attimo a Cernobbio, andiamo. C'è il nostro Lorenzo Borga in compagnia del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Ci interessa capire davvero che settembre sarà per i nostri ragazzi, per i nostri studenti. Partiamo problema. Da qui, un buongiorno ad entrambi e grazie ministro. Visto che qua appunto ci sono i leader politici, se lei può dare un consiglio, se vuole dare un consiglio al futuro governo che ci sarà, non sappiamo ancora quale, sull'istruzione, di come continuare il vostro lavoro. Noi in questo periodo abbiamo lavorato moltissimo sul PNRR, quindi sul Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza. Abbiamo investito tutta la parte, i 10 miliardi che riguarda l'istruzione, di cui moltissima parte proprio sugli asili nido e scuole dell'infanzia, per permettere di girare l'angolo rispetto alla caduta demografica. Abbiamo investito la nostra parte di 2 miliardi di quel grande progetto da quasi 5 miliardi insieme con Colao per dotare tutte le scuole, i 44.000 edifici italiani, pensi 44.000, di un punto di attacco di una banda ultralarga, che vuol dire che anche un paesino di montagna permetterà alle famiglie di vivere lì, e stiamo investendo tutta la parte che riguarda le competenze. Semplicemente noi prepariamo tutto il lavoro, come deve succedere in democrazia, affinché chi verrà dopo di me possa continuare nella realizzazione. È semplicemente questo, non perdiamo tempo fra un passaggio e l'altro. Io sto lavorando per permettere a chi verrà dopo di me di fare quello che è il nostro dovere, che è servire gli italiani. E allora, Lavinia, ascolteremo poi i programmi appunto dei leader politici, ve li racconteremo. A te. Grazie Lorenzo, grazie Ministro. Continuità dunque, quantomeno per quel che riguarda le competenze del Ministro, dunque l'istruzione. Allora, senatore, eccoci. Ripartiamo dal carbone? No, non ho detto questo, ma capisco che questa si chiama sintesi giornalistica. Mi permetta anche di apprezzare le parole del ministro Bianchi, che con grande senso di responsabilità evidenzia un dato, cioè quello della continuità dell'azione amministrativa, che nessuno di noi si sogna di interrompere o di perturbare, anche per quel che riguarda il PNRR. Vedo invece che l'onorevole Boccia giustamente tende sempre a differenziare, evidenziare le differenze che passano fra me e lui, fra le mie posizioni e le sue, anche utilizzando delle categorie che a me sembrano un po' futili. Per esempio la categoria di sovranismo io non la utilizzo mai, nel senso che è scritto nella Costituzione che la sovranità appartiene al popolo. Se qualcuno la pensa in modo uno, e come si sa non è tecnicamente possibile, la categoria la maneggio male. Però veniamo al punto. Allora, intanto vorrei dire che l'onorevole Boccia ha detto una cosa corretta, cioè il Fondo Monetario Internazionale ha fornito delle previsioni assolutamente sballate. Voglio notare che la Lega non ci ha creduto mai, nel senso che la nostra prima mozione su il problema del costo delle materie prime è stata depositata in Senato a maggio 2021, ed era da fine 2020 che osservavamo segnali di allarme. Voglio ricordare che Matteo Salvini ha sollevato il tema delle bollette da novembre, forse senza essere stato subito capito.
Per quel che riguarda il tema del carbone, io non ho detto che la soluzione la soluzione è il carbone, ho detto una cosa diversa. Ho detto che ci sono in Europa dei paesi, tipicamente la Germania, che hanno fonti fossili altamente inquinanti ancora nel loro mix energetico e che hanno ricominciato a sfruttarle, mentre noi, per esempio, abbiamo degli atteggiamenti molto molto cauti, diciamo così, nell'utilizzare fonti fossili meno inquinanti come il gas che abbiamo a casa nostra. Quindi questo è un discorso che prima o poi dovrebbe essere affrontato, secondo me. Poi a me l'idea secondo cui i tempi della transizione energetica non sono un problema, sinceramente mi lascia un po' perplesso, sia i tempi che i modi, perché la decarbonizzazione è un valore, ma mettiamo che lo sia, io non contesto questo, nessuno contesta questo, avere un ambiente più pulito fa piacere a tutti, ma nessuno però entra su un tema, non si entra sul tema di quanto inquini l'elettrico, perché fondamentalmente siamo ancora in un mondo di politici ed elettori che, siccome non vedono uscire del fumo da una presa elettrica, pensano che l'elettricità sia un'energia pulita, ma le cose non stanno così. Le batterie delle auto elettriche sono fatte togliendo litio e togliendo terre rare dalle viscere della terra, facendo comunque una violenza al nostro ambiente naturale e andando comunque ad attingere ad una risorsa esauribile. Questi bei campi che ci state facendo vedere sono un trionfo dell'ecologia? Coprire superficie arabile con degli ecomostri di pannelli solari, per carità, fanno parte del mix, sono d'accordo che bisogna ricalibrarli, ma non bisogna mai dire che una cosa è la soluzione con la L e la S maiuscola, perché questo è disonesto. I problemi poi ci sono e i tempi sono un problema, perché se noi adesso siamo con i costi del fossile, cioè gas in particolare, che ci serve alle stelle, è perché è stata data dall'Europa una parola d'ordine sbagliata, secondo cui noi al fossile avremmo rinunciato in tempi brucianti. Ovviamente i mercati finanziari, che vanno alla ricerca del profitto, come è giusto, hanno smesso di investire nelle risorse fossili e adesso noi ci troviamo con una sottoproduzione, con una sottoofferta, in un momento in cui l'offerta dell'alternativa ancora non è sufficiente. E questo, diciamo, richiederebbe da parte di tutti un po' di buonsenso, al di là delle barriere ideologiche, che non declinerei come sovranismo, declinerei forse più come collettivismo versus liberalismo, d'accordo? Un atteggiamento più di mercato. Voglio anche tenere presente che sul tema del mercato c'è una grossissima ipocrisia, perché sostanzialmente quello che noi vediamo in questi giorni è che abbiamo un trattato europeo che, diciamo, noi rispettiamo e critichiamo anche rispettosamente, che si ispira ai valori del mercato, ma appena c'è un problema si fa un piano, si raziona, i prezzi diventano un problema. Signori, qui sto parlando su una rete che ha un pubblico di un certo livello culturale. Il mercato è un meccanismo allocativo nel quale regnano i prezzi. Se i prezzi diventano un problema, significa che bisogna ripensare il rapporto col mercato, che dal rapporto, diciamo, feticista deve diventare un rapporto pragmatico. Ecco, spero di essere stato chiaro. Allora, se i prezzi diventano un problema, insomma, questo mi sembra molto chiaro, onorevole Boccia, nessuno entra sul tema di quanto inquini l'elettrico, da cosa preferisce partire per rispondere al senatore Bagnai? No, intanto tutto potevo immaginare, tranne che sovranista diventasse quasi un'offesa per il senatore Bagnai. Io capisco la sua voglia. Io ho scritto, scusa Francesco, solo una cosa per puntualizzare. Io ho scritto un intero post del mio blog, che poi ti giro per WhatsApp, contro l'uso di questo termine e anche contro chi l'ha messo nel dibattito, perché lui inquina, guarda, il dibattito. Siccome Alberto, siccome ti conosco, io capisco la sofferenza di non riuscire a far emergere, diciamo, l'anima liberal o liberista in alcuni casi della destra rispetto a quella sovranista, ma non è colpa mia se Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono strutturalmente alleati di Kaczynski, di Orban, della Le Pen. Si vede la sofferenza sul mio volto. No, ma si vede, diciamo, sicuramente ce l'hai più dentro che fuori, perché la nascondi bene, però ognuno di noi ha delle storie, ognuno di noi in un grande partito deve sforzarsi, diciamo, di portare il proprio pensiero nel punto più avanzato. È evidente che le rinnovabili vanno difese dal sistema con cui oggi si definisce il prezzo, che è un sistema ignobile e che dipende dal mercato a cui tu facevi riferimento, che va regolato come
con una forza politica maggiore. Questa è la proposta che faccio a noi. Noi vogliamo intervenire sul modello di regolazione, non vogliamo subirlo. Oggi lo stiamo subendo perché l'Olanda si chiude a riccio, utilizza il potere di veto e tiene bloccato un continente intero. E io per questo predico più Europa, e chi dice il contrario, scusami, non è un'offesa, è un sovranista, perché così è, così no, funziona. Posso? Le categorie con le quali ci distinguiamo in Europa, E lì ritorniamo. Senatore, vengo subito da lei, però mi faccio andare per un istante subito a Palazzo però, Chigi. Subito, ah, sì. Beh, anche qui ovviamente Ubi Maier, ma lei ha già delle carte, prima mi ha messo il Papa. Sì, però poi comunque la replica c'è sempre, anche se prima facciamo dei passaggi. Grazie Daria. Senatore, sanzioni e o con noi o contro di noi, un po' i temi che agitano in queste ore il dibattito politico, e poi c'è il dibattito tra voi due, agitato dalla parola sovranismo. No, ma diciamo ovviamente è suo dovere stare e riportarci sull'attualità, è nostro dovere rispondere, però io vorrei fare una considerazione molto serena, perché effettivamente sul rapporto con l'Europa si gioca tutto e il tema è quello della subalternità del PD rispetto alla volontà del centrodestra di far sentire la propria voce. Cioè quello che è stato raccontato prima circa gli sviluppi a marzo 2020, io l'ho visto in un modo diverso e vorrei dire come l'ho visto. Io ho visto un ministro che è venuto a dirci che con 3,7 miliardi si sarebbero risolti tutti i problemi della pandemia, quando noi ne chiedevamo almeno 50. Ho visto un PD che rispondeva dileggiando a noi a questa proposta, ho visto una Germania che è intervenuta poi pesantemente, e quando io sono andato da un collega dell'onorevole Boccia a dire beh, ora che lo hanno fatto gli amici vostri possiamo farlo anche noi, amici scherzosamente, nel senso la comunità, diciamo l'Europa si è mossa in questo senso, e la risposta è stata ma noi non ce l'aspettavamo, e noi invece ce l'aspettavamo. E perché? Perché noi abbiamo capito una cosa molto semplice, che dico senza polemica: se un problema scoppia in Italia è un problema italiano, se un problema scoppia in Germania è un problema europeo. Non è che ci hanno ascoltato perché i subalterni sono andati in Europa a farsi sentire, perché non sono soliti farsi sentire. Finché il problema erano le aree, le zone rosse di Vaud e di Codogno, la BCE diceva noi non siamo qui per chiudere gli spread. Quando sono cominciate a esserci purtroppo impatti della pandemia anche in Germania e in Francia, improvvisamente la BCE ha chiuso gli spread. La stessa cosa succederà adesso. Noi dobbiamo intervenire ora, dobbiamo intervenire tempestivamente. Ci dicono ma l'Europa non vuole, va bene, aspettiamo due settimane e l'Europa vorrà, però nel frattempo concentriamoci su che cosa c'è da fare. Il TTF è un meccanismo ignobile, il TTF è un meccanismo di mercato, ma chi lo ha voluto? Lo ha voluto la Commissione Europea. E perché lo ha voluto? È scritto nella comunicazione sul mercato dell'energia di fine 2020, lo ha voluto perché voleva un mercato denominato in euro per un sovranismo, usiamo la parola del collega Boccia così è più facile capirci fra noi, per un sovranismo energetico europeo che non aveva senso, perché qual era il punto? Il punto era che noi spostavamo dal mercato del petrolio americano, cui erano indicizzati i contratti prima, a un mercato del gas europeo la formazione del prezzo. Attenzione, qual è il punto? Sarò un po' tecnico ma cerco di farmi capire. Il mercato americano è spesso... Sintetico anche, dire? Senatore, tante, abbiamo poco tempo. Ci sono tante transazioni. Il mercato del gas europeo è molto più ristretto, si parla di decine, 14 transazioni al giorno. Che cosa significa? Che quando è ripartita la macchina dopo la pandemia e la domanda cinese si è appoggiata anche su quel mercato, i prezzi sono esplosi, ma sono esplosi perché abbiamo scelto noi, facendo la scelta sbagliata, noi europei, d'accordo, così è contento il collega Boccia, di orientarci su quel mercato lì. Cioè noi negli ultimi 20 anni abbiamo fatto per due volte la scommessa sbagliata. Il Dipartimento del Tesoro a inizio di questo secolo ha scommesso su una risalita dei tassi con i derivati del tesoro, quando si sapeva che i tassi sarebbero scesi, e poi l'Europa tutta intera ha scommesso sul fatto che i prezzi dell'energia sarebbero rimasti bassi per sempre, senza rendersi conto che l'energia è una materia prima che viene per definizione da paesi ad alto rischio geopolitico e che quindi sarebbe stato meglio mantenere un sistema di formazione dei prezzi ancorato a delle medie, ancorato a dei prezzi più stabili come quelli del petrolio. Queste sono cose su cui bisogna discutere, però non facciamone, diciamo, un dibattito
destra contro sinistra o Europa contro nazionalismo, perché gli errori sono stati fatti anche in Europa. Se noi non li riconosciamo, purtroppo ci mettiamo dalla parte sbagliata, quella del problema. Onorevole Boccia, mentre Cottarelli dice che l'avversario è la destra sovranista, poco fa. Siamo a posto. Invece lui che stava al Fondo Monetario Internazionale, di anni ha fatti poco. Ma io dico solo una cosa. Lo dico con il massimo rispetto verso Bagnai, ma ora Bagnai ricordava i tassi di 20 anni fa, ma chi era il teorico della finanza creativa? Chi ha portato gli swap nelle amministrazioni locali? Ma che vuol dire? Qui il problema è che no, il problema di chi ha fatto una scommessa sbagliata. Ma no, ha detto non lo dico perché ho capito che era il ministro dell'economia, ha fatto il ministro dell'economia per 10 anni e oggi è il punto di riferimento è Giorgia Meloni, che sarà anche la tua leader, perché poi così finisce. Ora, io mi auguro all'opposizione non in maggioranza, ma in questo momento è anche la leader della destra alla quale tu fai riferimento. E il ministro dell'economia in pectore torna ad essere la stessa persona che ha teorizzato la finanza creativa, che tu giustamente ora hai contestato, perché è su quella roba lì che viene fatta non ho contestato sbagliata. Quel tipo di approccio. Ho contestato una cosa ben precisa, io ho parlato di una cosa diversa, ma va bene così, io non ho parlato della finanza regionale, ho parlato della gestione del coincidevano, che era in mano ad altre coincidevano i tempi, allora, coincideva quella visione. Ma è la differenza, lo dico, guardate, tra sinistra e destra, e ci sarà sempre, viva Dio, per fortuna c'è, così la gente si fa un'idea e capisce quali sono le ricette, credo che se la sia quali fatta. Sono gli strumenti e qual è il grado anche di credibilità delle ricette. E poi si decide. Citiamo Einstein, fare la stessa cosa, cioè andare in Europa con subalternità, pensando che abbia... Ma non è subalternità. Non è subalternità. Allora, l'approccio liberale significa che il bene comune si persegue facendo il proprio interesse. Se questo vale per devo chiudere, sono in ritardissimo. Vale anche per gli stati, secondo me. Ah, ci dispiace. Deve valere essere per causa di questo ritardo. No. Allora, grazie mille al senatore Bagnai della Lega per essere stato con noi.